30 anni di carriera, ma che ha avuto, devo dire, anche una vita tutt'altro che facile. Sto parlando di Francesco Benigno. Ciao Francesco, benvenuto. Buonasera, buonasera. Grazie dell'invito. Grazie, buonasera a tutti. E prima di vedere tutte le tue cornici, ti vogliamo raccontare così. Il debutto al cinema di Francesco Benigno è avvenuto per caso, quando nel 1989 il regista Marco Risi lo ha notato e scelto per il film culto Mary per sempre. Da allora ha dato prova del suo talento sia sul grande schermo che nelle fiction più amate della TV. Ma lontano dalle luci della ribalta, l'attore palermitano ha vissuto anni di buio profondo che hanno segnato in maniera indelebile il suo sguardo. E allora raccontiamo un po' la tua vita, questo alternarsi continuo di successi, periodi bui, però ancora altri successi. E l'album di famiglia non è mai stato così pieno di cornici. Sono queste, e ad ogni cornice c'è una parola chiave. Partirei dalla cornice 13. 13, cosa c'è scritto? Leggiamo. Sono il 12° di 13 fratelli. Ah, pensavi che avessi fatto 13 a Totocalcio? No, quello purtroppo no. Sì, è incredibile perché sai, nell'epoca moderna ormai uno, due figli al massimo, se si riesce a fare. Noi 13 eravamo un anno più grande dell'altro. Cioè ogni anno ogni tua anno mamma era incinta per 13 anni. Per 13 anni, purtroppo anche per causa di questa cosa qui, poi è venuta a mancare, a soli 46 anni ho perso mamma, avevo 9 anni. No, scusami, quindi tu a 9 anni ti ritrovi con questa famiglia numerosa, sì, senza mamma? Senza mamma, poi... Ti hanno messo in collegio? Sì, i fratelli adulti hanno fatto la fuitina, chi era già fidanzatino, chi... Siamo rimasti in 4 con papà, che era un papà bello tostarello. E quindi è stato difficile perché io prima che morisse mamma ho trascorso insomma la mia infanzia tra un collegio d'inverno e una colonia d'estate, perché neanche in estate mi facevano tornare, neanche per le feste natalizie, per dire, no? Cioè, scusa, tu a Natale stavi in collegio? Sì, eravamo quei 4-5 che non avevano la possibilità neanche di tornare a casa per le feste di Natale, insomma. Cioè, scusa, tua mamma non poteva venirti a prendere? No, perché non sapeva chi doveva badare prima. Eravamo tantissimi. Poi mio padre era assente, quindi il più grande studiava medicina, che poi si è laureato, c'è un fratello medico adesso in pensione. Ho una sorella di 70 anni, e la più piccola ha compiuto 50 anni da poco. E quindi... E com'era stare in collegio? E com'era? Era dura, certamente uno, il desiderio è di stare con mamma, godersi, io me la sono goduta pochissimo, ho dei ricordi veramente pochi, ma me li custodisco veramente con tanto amore. È stata una donna che mi raccontano le persone che l'hanno conosciuta, una donna veramente che per i figli si faceva in 4. Infatti io, poi magari poi più là ne parliamo, tutto questo percorso di vita l'ho raccontato nel mio film. Quindi poi, quando stava arrivando il momento di potersi godere mamma, purtroppo è arrivata questa notizia che per un tumore all'intestino ci ha lasciati. E quindi lì vivere con mio padre, che era analfabeta, era un giocatore d'azzardo, se vinceva era buono, se perdeva erano guai. Quindi è stata una vita difficile, perché poi insomma mi sono ritrovato che mi metteva le catene alle caviglie, mi legava le catene alle caviglie per non farmi uscire di casa. È stata dura, però. Beh, una volta tu sei scappato, però. Sì. Sei scappato? Guarda, non ce l'ho fatta più. A 13 anni sei scappato. Sì, ho fatto la prima fuga. Mi è venuto a cercare solo uno dei miei fratelli. Che ti ha detto? Mi ha detto che papà era preoccupato. Io ho detto: guarda, che se io torno a casa, quello mi ammazza di botte. E così fu.
ho la testa piena di cicatrici, perché mio padre usava il mestolo, il cucchiaio di legno, come lo chiamiamo noi a Palermo, quello per girare. E mi puntava bello dritto in testa e c'ho la testa piena di cicatrici perché ne ho prese. Però siamo qui, abbiamo lottato, ce l'abbiamo fatta. E a 14 anni te ne vai via per sempre. E la prossima cornice è strada. In strada, tu dici, sopravvive il più forte. Beh sì, perché la strada che ho vissuto io erano gli anni Ottanta. Insomma, i fatti di cronaca li conosciamo tutti. C'erano 100 morti al mese ammazzati a Palermo. Gente che ho conosciuto anche nei quartieri di Palermo, perché io giravo molto, frequentavo i quartieri di Palermo, il Borgo Vecchio, la Vucciria, il Capo, Ballarò. E quindi si incontrano le persone, si conoscono e poi magari ti arriva la notizia che sono stati assassinati, quindi è stato un rischio quotidiano. Non era meglio stare a casa con tuo padre che... Forse col senno di poi, forse sì, non lo so. Certamente non sentivo l'affetto. Perché comunque aveva 14 anni, cioè 14 anni e sì, è un ragazzino. Lo so, però sono cresciuta in fretta, e quindi mi reputo una persona fortunata. Come si fa a sopravvivere per strada? Cioè, ora noi tutti abbiamo una casa, una famiglia, siamo fortunati, ci possiamo permettere una cena, un pranzo, in inverno si ha freddo, si accendono i riscaldamenti, cioè, guarda, siamo tutti noi persone fortunate. Guarda, io ho vissuto per 9 anni dormendo dappertutto. Che vuol dire dappertutto? Ho dormito alla stazione, alla sala d'aspetto della stazione, nei vagoni di treni fermi, ho dormito dentro le macchine, ho dormito in un tempietto a Piazza Politeama, dove ci si riunivano tutti quelli che erano scappati di casa. E come vivevi? Come ti compravi il panino? Guarda, e sono successi piccoli anche episodi di, insomma, piccoli furtarelli. Che ti hanno mandato anche in carcere. Che mi hanno anche fatto vivere l'esperienza del carcere minorile nel 1981. E, niente di grave naturalmente, ma poi alla fine ho incontrato una persona che mi ha accolto in famiglia. E da lì ho trovato quel calore di una famiglia. Chi è questa persona che ti ha accolto in famiglia? È un ragazzo che ho conosciuto per strada e mi ha ospitato a casa sua a Borgo Vecchio, un quartiere di Palermo. Era una famiglia pure, tra l'altro, di 9 figli. Beh, generosi però. Mi hanno accolto in famiglia ed è come, insomma, sono cresciuto con loro. Per me è come se fossero i miei fratelli, le mie sorelle. Oggi, insomma, i figli di questi amici sono belli grandicelli, mi chiamano anche zio perché insomma li ho cresciuti, li ho allattati, quindi... Oh, allattati non esageriamo. No, allattati con il biberon. E proprio in quel periodo succede una cosa bella nella tua vita. Mary, vorrei aprire questa cornice, Mary, perché Mary per sempre mi ha salvato. Pensa, guarda, sono passati 30 anni, ha compiuto 30 anni il 4 maggio del 2019. Guarda, io il film che ho fatto, ecco, è stato anche un tributo a Marco Risi, perché sono sicuro che se non mi avesse dato questa opportunità probabilmente non eravamo qui a parlarne. Devo fare solo un piccolo appunto a Marco Risi, che ho cercato, ho chiesto veramente con il cuore in mano di partecipare al mio film facendomi un cameo, e nonostante le ho provate tutte non ha accettato di partecipare al mio film, e questo mi è dispiaciuto molto, proprio perché credo che Marco sia colui che ha dato un senso alla mia vita. Mi sceglie per questo film, e che però io non ero andato a fare il provino, io accompagnavo un ragazzo di quartiere che aveva già fatto un provino, Marco l'aveva quasi preso, doveva rivederlo, mi chiese un passaggio, io l'accompagnai in questa emittente palermitana e nell'attesa che lui finisse di fare il provino, Marco, incuriosito della mia presenza, si è avvicinato e mi ha detto: ma scusa, tu che cosa sei venuto a fare qua? Visto che sei qui, io ho detto accompagno Richetto, visto che sei qui
perché non fai il provino per me anche tu? Ho fatto il provino e la fortuna ha voluto che lui mi scegliesse per me di per sempre. Inizialmente dovevo fare Pietro, che il personaggio che interpretò poi Claudia Mendola, che poi per esigenze di produzione, insomma, Marco mi affidò il ruolo di Natale, meno male, perché così ho potuto fare anche il seguito, che Ragazzi Fuori, che andò a Venezia, vinse il... insomma, pazzesco, dalla strada, rischiando la vita tutti i giorni. Stata dura. Dormendo ovunque, ma arrivi a Venezia. Cioè, pensate la vita com'è stato... strana. Ti pagano? Con quei soldi cosa fai? Ma il primo film ho guadagnato pochissimo. Il primo film mi ricordo. Però sono soldi leciti, visto Sì, assolutamente. Marachelle, me li sono guadagnati. E quella cifra lì non potevi cambiare la vita, certamente. No. Perché insomma, posso anche dirlo: 3,5 milioni delle vecchie lire per me di per sempre e 15 milioni per Ragazzi Fuori. Nel 1990 erano un po' di soldi. Mi ricordo che quando ho fatto Ragazzi Fuori mi comprai una Petta, questi a tre ruote, perché io lavoravo nei mercati di Palermo, vendevo le patate. Perché non rubavi più? No. Perché poi dopo mi sono messo la testa a posto, perché ho trovato l'opportunità, ho trovato colui che mi ha dato la mano, anche quello. E quindi mi sono comprato una Petta e ho continuato a lavorare nei mercati. La gente mi fermava e mi diceva: ma lei, ma tu sei l'attore, ha fatto questi due film, è stato bravo, e quindi perché non prova a continuare? Quindi a quel punto ho cominciato a capire che forse era la mia strada. Era la mia strada, e mi sono trasferito a Roma. E a quel punto il successo continua, arrivano le fiction, arriva anche la piovra. Vediamo cosa abbiamo di te. 95. Ecco qua, sono tutti, fino all'ultimo centesimo. Ma perché fate quella faccia? Contento dovete essere. Certo. Con questi quattro soldi vi siete messo l'anima in pace. State bene, state tranquillo. Certo, come no, sì. E ridete, su, ridete. Ecco, così, bravo. Ciao, Biagio, come stai? Ti vedo bene, ti trovo in forma. Statti calmo. Che mi volete fare? Niente. Nuzzo ti vuole parlare. 1995. Sognavo di fare La piovra. Quando Luigi Perelli mi ha chiamato, ho fatto il provino, gli ho detto: guarda, non mi dire... non mi parlare di soldi, la faccio pure gratis, io voglio fare La piovra. E quindi ho avuto questo grande onore di partecipare in questo sceneggiato meraviglioso che ha girato il mondo, visto in tantissimi... Bella questa foto di gruppo, bellissima. Questa sì, questa è subito dopo Ragazzi Fuori, eravamo in una festa di piazza di Palermo, quelle famose feste che per il momento stanno facendo tanto discutere, il Neomelodico, quella roba lì. Ed ero insieme a Michele Placido, alcuni degli interpreti, Salvatore Termine, insomma. Insomma, tutto meraviglioso, finalmente la risalita, ma succede qualcosa e la cornice buio lo indica perfettamente. Dopo il successo, il buio profondo. Che succede, Francesco? Cioè, cosa... Venendo dalla strada avevo quel caratterino un po' forte che giustamente nella vita di tutti i giorni in strada ti serviva per difenderti da tante insidie. Quindi quando ho fatto questi due film, per me sembrava tutto semplice, mi sembrava come se il mondo fosse nelle mie mani, e quindi inevitabilmente qualche errore l'ho fatto, qualche battuta, qualche uscita infelice, niente di così grave da... addirittura da essere condannato a non lavorare più, ma nonostante le scuse pubbliche, ci sono persone che si arrogano del potere, quindi quando poi vedi che queste persone non riescono ad andare al di là delle tue scuse, del tuo pentimento, io li metto nelle mani del Signore e lascio a Lui il giudizio. Che devo fare? E se oggi Francesco Benigno è un uomo nuovo e parla in maniera diversa rispetto al passato, è anche merito di una donna,
di una ragazza che gli è accanto da un bel po' di anni. Sei anni. E lei ti ha aiutato tanto anche per uscire da questo buio e ti ha avvicinato anche alla fede. Questo posso far entrare? Eh certo, magari, non vedo l'ora. Valentina? Manca da qualche minuto, mi sento un po' in difficoltà. Dov'è? Valentina, vieni da me. Amore mio. Ciao Valentina, che bella! Caterina, ti abbraccio. Grazie per l'ospitalità. Grazie a te. Conosci questo attore, conosci quest'uomo che però viveva un momento difficile. Quest'uomo che, il suo caratteraccio, aveva detto qualcosa fuori posto, aveva cominciato anche a giocare, non lo chiamavano più, aveva un sogno, quello di fare il film della sua vita, e si era interrotto questo sogno. E arrivi tu, Valentina, un raggio di sole nella vita di Francesco. E comincia a illuminare questa vita. Allora, intanto lui ha illuminato me in un momento particolarmente difficile anche per me, proprio nello stesso momento in cui io ho conosciuto lui, quindi c'è stata questa reciprocità di luminosità. Io mi sono recata proprio ai casting del film e lì, in punta di piedi, stava cercando i protagonisti per il suo film, incontra Valentina. È stato fantastico, perché sono venuti 3.000 persone ai casting del mio film, era una cosa allucinante, non sapevamo come gestire la situazione. A un certo punto bussa alla porta: Francesco, c'è un'attrice che viene da Roma. Ed entra lei. Dico: falla entrare, siediti pure, ci presentiamo. E subito, quando l'ho guardata negli occhi, immediatamente mi ha trasmesso quello che pensavo di non trovare mai più nella mia vita, o meglio, che non avevo mai trovato nella mia vita. E, pensa, non c'era il ruolo per lei, per il mio film, però io ho detto: scriverò qualcosa perché tu possa essere nel mio film. E lei non aveva capito, perché io ho detto: ti faccio fare l'assistente di Marco Risi, perché la storia racconta, insomma, in flashback. E lei mi ha detto: va bene, pensava, insomma, che io la chiamassi per fare produzione, qualcosa. Per fare parte dello staff. Poi la cosa che mi ha incuriosito particolarmente, e poi lascio la parola a lei, che mi arriva una telefonata un giorno, rispondo al telefono, dice: buonasera, sono Valentina Magazzù, ho fatto i casting, siccome devo fare un pellegrinaggio a Medjugorje, volevo sapere quando iniziano le riprese, se posso andare, se non posso andare. Ho detto: ma guarda, sono io, Francesco Benigno. Ma, non me l'aspettavo. Ho avuto questo numero perché mi hanno contattato, perché avevo dato il numero a mio nipote, chiama tutti. Ci siamo visti, ho fatto un invito, perché mi aveva incuriosito che una ragazza a 32 anni facesse un pellegrinaggio. E lì abbiamo cominciato a conoscersi, a frequentarci. Siamo stati 8 mesi amici, perché proprio non mi ha dato neanche un bacio, neanche. Volevo conoscerlo! E più mi negava il bacio, più ero attratto da lei. Perché ho detto: oh, allora ancora esistono quelle donne lì, insomma, voglio dire, che si fanno corteggiare per così tanto tempo. Sai, nel mondo dello spettacolo, magari uno però pensa. Però dimmi che la verità, Valentina, volevi farti corteggiare o avevi paura un po' di quest'uomo con tutti questi problemi? No, non avevo assolutamente nessun tipo di timore. Poi lui si è aperto nei miei confronti sin da subito, non ha omesso mai nulla. Ti ha raccontato tutto, anche che giocava in quel periodo? Non quando l'ho conosciuto io, assolutamente no. Aveva già smesso. Lui mi aveva raccontato quello che era stato il suo passato e io gli ho raccontato tutto. Il mio. Perché hai voluto raccontare tutto, Francesco? Perché è giusto che una persona che ti conosce deve sapere tutto di te, perché ti deve amare per quello che sei, anche in quel momento di difficoltà della mia vita. Sai però perché cosa poi, mi ha colpito di poi te? Noi artisti, per dire tra virgolette, siamo sempre comunque sotto l'occhio del ciclone, magari un po' di invidia. Perché gli deve raccontare qualcosa a qualcuno quando glielo posso raccontare benissimo io? Io avevo capito che lei ti avesse conosciuto anche quando giocavi, perché una cosa che ti colpisce nella tua vita
e che tu a un certo punto, pochi soldi, e quei pochi soldi cominci anche ad usarli per giocare d'azzardo, cosa che tu condannavi di tuo padre. Assolutamente. Bisogna far riflettere quanto l'esempio positivo e negativo influenza poi i figli. Lì purtroppo successe una cosa, che nel 1993 io avevo fatto addirittura Castrocaro come cantante, pensa, e quell'anno c'era addirittura Laura Pausini, e ho avuto un malore molto brutto, eravamo a Castrocaro Terme, faceva freddo, insomma mi sono sentito malissimo, è inutile a pensarci come mi sono sentito, mi viene il terrore. E quel malessere lì mi aveva veramente messo in una situazione che ero caduto proprio, ero impanicato, pensavo ogni momento di morire, e quindi avevo avuto una situazione, un momento di vita molto particolare. A quel punto sono caduto in depressione per il terrore, perché non facevo altro che pensare a quello. E quindi mi hanno invitato a un derby del galoppo a Capannelle, sono andato e con il gioco mi distraevo, e quindi pensavo di guarire, invece mi sono rovinato, fatto insomma 3-4 anni brutti. Come ne sei uscito? Con la testa. Come sono uscito da tutto, con la testa, con l'impegno, con la voglia. La forza di volontà è la cosa importante. Tutto, io sono convinto che qualunque cosa, non c'è bisogno di aiuto, lo devi volere tu. Anche non sempre è così però, Francesco. Guarda che certamente qualcuno ha bisogno di aiuto in altri modi. Io invece sono uno bello tosto, io quando dico basta. E basta. E allora apriamo l'altra cornice, l'ultima cornice, perché l'ultima cornice è dedicata proprio a te, Valentina. Sono rinato grazie a lei. Dopo 8 mesi ti dà questo bacio e da quel bacio non vi siete più lasciati. Sì, era il 10 agosto e stiamo insieme da allora con questa crescita quotidiana. E finalmente avete fatto il film. Sì, perché io il nostro sogno, il suo, ma è diventato il mio anche. Perché il colore del dolore, Palermo 30 anni prima. Caterì, mi sono trovato a faticare nel lavoro. Ho fatto prima un cortometraggio e ho vinto il Giffoni, il Grifone d'Argento al Giffoni Film Festival. L'ho girato un mediometraggio scritto da mio figlio un paio d'anni fa, e ho aperto un'associazione culturale per dedicarmi ai giovani palermitani, per dare opportunità di riscatto anche a loro, come mi è stata data a me da Marco Risi, e con una squadra di palermitani, amici, anche Ficarra e Picone mi hanno dato una mano. Bravi, li ringraziamo. Che ringrazio pubblicamente. Sono riuscito a realizzare questo sogno che spero il 12 marzo uscirà in tutta la Sicilia sicuramente, ma spero che riesca a uscire anche in tutta Italia, perché ho fatto, penso, un ottimo lavoro. Ed è il Francesco Benigno che racconta 30 anni prima quello che era la Palermo di 30 anni fa. Ed io interpreto l'assistente sociale. Lei fa un ruolo all'interno del film, devo dire, se l'è cavata. Ho sempre alla sognato grande. Caterina, ti ringrazio di fare l'attrice, quindi ho studiato alla scuola di Enzo Garinei nel 1999, quando mi trasferì a Roma proprio per tentare questa strada, e poi piano piano nella mia Sicilia, a Palermo, ho cominciato a condurre dei programmi e mi sono ovviamente. Non abbiamo parlato degli amori di Francesco Benigno, perché Francesco poi ha avuto anche 2 figli con 2 donne diverse, prima hai nominato tuo figlio, e a proposito di tuo figlio, c'è qualcosa per te. Che senso? Guarda. Ciao papà, volevo mandarti un mega bacio da parte mia, di Simona e dei tuoi nipotini Elodie e Francesco. Sono orgoglioso del papà che sei e di tutti i sacrifici che hai sempre fatto. Ti voglio tanto bene e sono felicissimo che oggi il tuo sogno si stia realizzando, e spero che ti prenderai grossissima soddisfazione. Ti mandiamo un caloroso abbraccio e un mega bacio. Mua. Ciao papà. Ciao Giù. Lui è Giuseppe, 30 anni, mi ha reso nonno di due meravigliosi
bambini, Elodie. Francesco ed Elodie. Gemelli? Sì. No. Elodie 3 anni e Franceschino Benigno come il nonno, che ha un anno e un mese. Ragazzi meravigliosi, ho 2 figli veramente... Che non posso dire niente perché sono meravigliose. Condivido, sono dolcissimi. Li vogliono bene tutti, perché Palermo è una città difficile, quindi c'è sempre il chiacchiericcio magari, ma quando mi parlano di mio figlio mi dicono è un ragazzo meraviglioso. Valentina, vai d'accordo con loro? Assolutamente sì, come non Valentina poter andare con d'accordo Giuseppe, proprio. Con entrambi, assolutamente. Mi dovete fare una promessa. A ridosso dell'uscita del film, visto che sarà nelle sale in Sicilia, speriamo anche in Italia, il 12 marzo, tornate qui. Magari. Ma con molto piacere, magari. E affrontate le domande scottanti, perché ora tutto questo amore, voglio capire se sotto sotto... Certo, grazie dell'invito. Grazie a voi. Noi ci vediamo lunedì, domenica, se potete riposate. Ciao a tutti. Grazie Valentina. Grazie.